Guardate che roba, guarda, guarda che roba. Il 25 settembre 2011, al Parco del Moriziano, il canile di Chivasso organizza il compleanno. Qualche giorno prima il MAC viene a sapere, da fonti ufficiose, che la provincia di Torino vuole realizzare una seconda cava in frazione Boschetto. Le informazioni sono ancora frammentarie e sembra quasi che si parli di un segreto di Stato, visto che nessuno sapeva nulla di questa cava e forse neanche l'amministrazione sapeva nulla. Fatto sta che la nostra rabbia decidiamo di sfogarla con una piccola dimostrazione proprio in occasione del compleanno del canile di Chivasso. Fa subito richiesta di accesso agli atti al comune di Chivasso. Passano ben 29 giorni prima di essere chiamati e scoprire che esistono 7 faldoni di documentazione, tutta relativa alla nuova cava in frazione Boschetto. Un incontro pubblico avrebbe dovuto organizzare l'amministrazione comunale per informare i residenti del nuovo progetto cava e rispondere alle loro eventuali domande. Invece abbiamo organizzato noi questo incontro. Non siamo degli esperti. Inoltre abbiamo ricevuto da poco la documentazione chiesta al Comune, dopo averla attesa a lungo, troppo a lungo, considerata l'importanza della questione. Ci sono state finora 3 conferenze dei servizi in provincia di Torino. Una il 10 marzo 2010, la seconda il 6 ottobre 2010 e la terza il 22 settembre 2011. Alle conferenze dei servizi erano stati invitati il Comune di Chivasso, la Regione, l'ARPA, Terna e il Consorzio Irriguo di Caluso. Nelle prime 2 conferenze dei servizi il Comune di Chivasso non si è nemmeno presentato, parliamo dell'amministrazione Matono. In compenso erano presenti i rappresentanti delle 2 ditte interessate, la SIA SRL di Cirie, che si occupa della discarica di Grosso Canavese, e la ditta Autotrasporti di Claudio Di Pasqua di Brandizzo, che è proprietaria della cava di Boschetto di cui stiamo parlando, e che non risultino invitate. Ecco, una piccola osservazione. Perché allora non consentire la partecipazione delle associazioni ambientaliste? Avanti abbiamo l'area della cava che dovrebbe nascere, località Cene Boschetto. Al di là della strada c'è l'altra grande vecchia cava di Boschetto, che è 280.000 metri quadri, 20 anni che va avanti, quindi storemmo 2 cave, una da una parte e l'altra dall'altra, in una zona in cui attorno stanno crescendo cave altre, perché a poche centinaia di metri a nord, al confine tra Chivasso e località Mandria, quindi al confine tra Chivasso e comune di Mazzè, dovrebbero sorgere almeno uno dei 2 bacini idrici del consorzio del Canavese, bacini idrici però prima sono delle cave, perché portano via gli inerti, e il non molto oltre, sempre a comune di Mazzè, frazione Casale ai confini con Rondissone, è arrivata credo alla seconda conferenza dei servizi il processo di autorizzazione di un'altra cava, e in realtà stanno arrivando le cave dalla Valle d'Ora, insomma, stanno arrivando qui. 10 dicembre 2011. Il secondo incontro lo organizza il MAC insieme al Comune di Chivasso, che concede il patrocinio. Però mi preoccupa la cosa, perché se tu mi levi la terra, ti prendi la ghiaia è il filtro praticamente delle acque piovane, tu mai fatto un disastro ecologico, quindi da lì. Allora, secondo me,
Visto che il sindaco, se c'è o non c'è, io non so se c'è un sindaco qua a Chivasso, non so nemmeno se c'è un sindaco. So che non sono io, questo no, ma c'è un sindaco. Può impugnarla questa cosa e dire io non faccio fare le cave, lo può fare o no? No. Perché no? Lo può fare. Per la salute dei cittadini. Il sindaco può intervenire nella misura. Può fare un'ordinanza, che è la stessa, che è quella che faremo il 22, però non c'è scuola, la stessa che probabilmente, con un forte strumento come questo, qualcuno ci penserà due volte prima di insegnare. Questo è quello che posso dire. Se lei mi fa una domanda specifica, questo risolve tutto il problema definitivamente e io le mentirei. Io però ho un buco enorme sul territorio di Moschetto e quindi Chivasso, enorme, recintato con anche i buchi. Chi è che diceva prima che ci andava col cane? Ci sono andato anch'io, io ci sono entrato direttamente, tranquillamente, tutto un buco. C'è un problema di messa in sicurezza. Ci sono 12 metri di cratere, ok? Parte a largo, con una profondità di 4 metri. Ora qualcuno mi dice, ho capito, ma loro sono inadempienti, quindi il comune di Chivasso, a termini di convenzione, può tranquillamente scutere la fiduzione e l'assicurazione perché non hanno temperato a quanto previsto. È vero. Lo può fare. A me rimane il buco, però. Okay? E con 350.000 euro, se li prendo, perché non è una fiduzione, è un'assicurazione, però dovrei prendere, se li prendo, credetemi, forse ci metto a posto la recinzione e riesco a mettere a posto un angolino. È stata messa in sicurezza. Quanto hanno speso non lo so, non credo abbiano speso 350.000 euro come affermava l'assessore Vitale.